Benvenuti al telegiornale di diregioni.it. Ha fatto la storia della musica italiana e presto diventerà un film. È infatti pronta la trasposizione cinematografica della canzone Alba Chiara di Vasco Rossi. Le riprese sono già iniziate e il film sarà prodotto dal Rocker di Zocca, che sta seguendo ogni fase della realizzazione. Nel cast Daniel Ducroix, ex marito di Stéphanie di Monaco, e Davide Rossi, figlio del cantante. Ma si sospetta anche la partecipazione di Rats de Gan. Il fumo è vietato ai minori, ma gli adulti non lo sanno. Secondo quanto denuncia il Movimento Italiano Genitori, un adulto su tre, prima di incontrare la campagna Noi non dobbiamo fumare, non era a conoscenza dell'esistenza della legge, risalente addirittura a un regio decreto del 1934, che vieta la vendita delle sigarette ai minori di 16 anni. I dati emergono dal questionario distribuito ai visitatori della campagna organizzata dal MOIGE e dalla Federazione Italiana Tabaccai. Il dollaro non è più una moneta affidabile, così la top delle top ha dichiarato di preferire l'euro. Gisele Bündchen, la modella più pagata del mondo, si rifiuta infatti di ricevere compensi nella valuta statunitense, perché è considerata troppo debole. Chi adesso volesse metterla sotto contratto dovrà quindi specificare che il pagamento verrà effettuato in euro. 4 americani su 5 sono internauti e passano online una media di 11 ore a settimana, ossia quasi 2 ore al giorno. Una ricerca condotta da Harris Poll ha posto in relazione la composizione sociale della comunità virtuale, notando che si avvicina sempre di più a quella reale della popolazione. Su un campione di 2000 adulti, il 79% naviga in internet, soprattutto da casa e sul luogo di lavoro, e ha un'età compresa tra i 18 e i 29 anni. Nonostante la prevalenza dei giovani fra i fruitori della rete, la fascia dei 65 anni e oltre si va espandendo e dal punto di vista dell'appartenenza etnica sono in aumento anche i navigatori di origine ispanica. Questa era l'ultima notizia. Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione. Buona giornata!